era vicina a quei luoghi dove i terroristi hanno seminato morte e terrore, ma per fortuna sta bene. Antonella Passarani, unica rappresentante della Regione Marche nella sede di Bruxelles, ha avuto l'ordine di non uscire dall'edificio e di attendere le indicazioni della Farnesina e delle istituzioni locali. Siamo in questo, nel palazzo di Schumann. E siamo tutti bene, siamo chiusi in ufficio, così come nel palazzo delle commissioni hanno dato ordine di non muoversi al momento finché non si capisce meglio la situazione nella città. Quindi comunque per il momento diciamo che la situazione è relativamente sotto controllo e stiamo bene. E in quanti siete nell'ufficio? No, nell'ufficio ci sono io della regione, ho due stagisti e poi c'è una persona dell'agenzia SVIM, Sviluppo Marche. Ci sono altre regioni, c'è la Toscana, c'è l'Umbria, c'è il Lazio, insomma ci sono delle regioni francesi e c'è l'infopoint della Commissione, un palazzo un po' di regioni. Ecco, che cosa avete sentito? No, è pieno di polizia, di sirene, quindi in questo momento diciamo che si sa la situazione, anche venendo in ufficio, siccome Malbec è una stazione di metro relativamente vicina, chiaramente si è visto un po' tutto l'allarme, le sirene, si è subito capito qual era la situazione, più o meno, ecco, che c'era stata un'esplosione, delle bombe, non si sapeva bene esattamente dove, ma... Ecco. Adesso pare che ne sia esplosa un'altra in Rue de la Loire, vediamo Arlois che è un altro metro. L'importante in questo momento è stare comunque all'interno degli edifici. E mentre in consiglio regionale il consigliere del PD Federico Talè osservava in apertura di seduta un minuto di silenzio per le vittime degli attentati, i suoi pensieri erano rivolti a suo figlio di 13 anni che in quei momenti si trovava nella capitale belga in gita scolastica. Per fortuna stanno bene tutti i 55 ragazzi della terza media dell'istituto Gio Pomodoro in visita alla Commissione europea con una decina di insegnanti. L'apprensione dei genitori però questa mattina è stata tanta, come quella di Talè, che ha saputo degli attentati guardando la televisione e ha subito contattato al telefono il figlio Cesare. Come ci racconta il ragazzo, la comitiva non era nemmeno al corrente degli attacchi terroristici. Noi non ci siamo accorti di niente, solo che venendo giù, cioè passando in autostrada, abbiamo visto molte ambulanze. Però siamo tutti bene. Lunedì sera infatti gli alunni sono usciti per una passeggiata nel centro di Bruxelles per poi rientrare in albergo. Oggi invece sono ripartiti in pullman in tarda mattinata per raggiungere un'altra capitale. Siamo in viaggio più o meno da 2 ore, 1 ora e mezza. E state andando dove? Verso Lussemburgo? Sì, esatto. Il gruppo che è venuto a conoscenza di ciò che stava accadendo attraverso i telegiornali non ha cambiato il programma prestabilito. Noi siamo in contatto con l'unità di crisi, con la questura che ci stanno dando delle indicazioni, ci stanno rassicurando e noi continuiamo il nostro viaggio serenamente. Il rientro della scolaresca è previsto per mercoledì notte.